Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qui perché volevo mostrarvi alcune cosine che ho preso con i saldi. Allora, premessa, non sarà un video pienissimo, ricchissimo di cose, per esempio vestiti zero perché ho riniziato la dieta e quindi sinceramente andare a spendere dei soldi per dei capi che magari sì, metto ora, però poi tra qualche mese devo regalare o comunque lasciare in fondo all'armadio, sinceramente non mi va. Per quanto riguarda scarpe, ne ho anche troppe, trucchi non me ne servivano e quindi vi faccio vedere tutto quello appunto che ho preso e che non riguarda appunto queste cosine. Innanzitutto volevo farvi vedere delle cosine che ho ricevuto gratis, non sono collaborazioni, ma semplicemente faccio parte di alcuni gruppi e pagine su Facebook che riguardano sconti, la possibilità di ricevere prodotti gratis da alcune aziende, io faccio richiesta e appunto le aziende ve le mandano. Ovviamente vi sono aziende che mandano i campioncini a tutte le persone che fanno richiesta e invece poi partecipo anche per come era stato per il profumo di Valentino Voceviva. Avevo partecipato a una selezione, ero stata appunto selezionata e quindi mi avevano mandato il profumo a casa. E quindi adesso vi faccio vedere le cosine di cui ho fatto richiesta e che mi sono arrivate. Allora, innanzitutto avevo fatto richiesta di questo prodottino perché lo volevo provare e si tratta di una crema filler di Vichy. Il campioncino è questo, il prodotto è qua dentro, ovviamente sono un millilitro, quindi figuriamoci, però comunque per provare nuovi brand, perché io vicino non ho mai provato nulla, appunto per provare nuovi brand, per conoscere nuove cose, secondo me questi campioncini, quelli che vi faccio vedere dopo, sono ottimi. Onde evitare per esempio di andare a comprare la full size e spendere soldi, anche perché questi prodotti non costano poco, e poi appunto magari essere costretti a regalarli o a lasciarli scadere nel cassetto, perché appunto non si vanno poi ad utilizzare. Appunto questo è un siero che ha l'1,5% di acido ialuronico e appunto è per il viso. Poi, come secondo prodottino che mi è arrivato su mia richiesta, il profumo di Michael Kors, il Wanderlust. Wanderlust, questo è il pack esterno. Wanderlust è una parola che io adoro, tant'è che avevo pensato anche di tatuarmela, perché è una parola tedesca che fa riferimento al costante desiderio di voler viaggiare, di voler scoprire nuovi luoghi, nuove culture, nuove persone. Il pack esterno si presenta così, quindi una sfumatura da rosa pesca all'oro e poi appunto dentro abbiamo il nostro profumo. La full size del profumo, se nel caso vi può interessare, è questa e io appunto mi sono fatta mandare il campioncino da 1,5 ml. Molto carino rosa, di solito sono neri o bianchi, questo invece è rosa e devo dire che il profumo mi piace molto, è molto femminile, molto, molto signorile, però appunto questa signorilità non fa per forza riferimento al fatto che debba essere utilizzato da donne adulte, assolutamente, è proprio un profumo appunto signorile e femminile e mi piace tantissimo. Quindi magari appunto avendo scoperto questa nuova profumazione che non avevo mai sentita, magari il mio prossimo profumo che appunto andrò a acquistare sarà proprio questo. Poi mi sono fatta mandare anche il profumino di Narciso Rodriguez, il Forer, quindi il Per Lei. Questo invece è appunto un eau de toilette 0,8 ml, quindi questo è il pack esterno, poi voi andate a sollevare e questo è il profumo.
profumo. Io penso che questo profumo lo conosciate perché comunque è famoso. Comunque in full size è questo, mentre la mini size è questa ed il pack è tutto nero. E anche questo devo dire che è molto buono. Come ultima cosina, aspettate che non mi ricordo, che anche questo è un altro profumino, il pack si presenta nero e voi andate semplicemente ad aprirlo come fosse un libro, ed è il profumo Voce Viva di Valentino, perché questo campioncino lo avevo richiesto lo stesso giorno, comunque giorni successivi o prima di essere stata selezionata appunto per ricevere proprio la... diciamo la confezione del profumo che io sto adorando, è buonissimo. L'altro giorno ho preso un maglione e sentivo ancora l'odore del profumo che avevo spruzzato 2 o 3 giorni prima, quindi ha una persistenza eccellente, quindi appunto ora avrò anche il campioncino da borsetta. E questo, se avete bisogno di un profumo o se volete fare un regalo alla mamma, alla sorella, alla migliore amica, io ve lo consiglio perché è fantastico, cioè non, a questo profumo veramente non gli si può dire nulla secondo me. E mi hanno mandato appunto ovviamente anche questo questo bigliettino, perché questo profumo, questa mini size arriva da Douglas, e quindi qui mi hanno mandato il codice scan per lasciare una recensione sul sito. Adesso vi faccio vedere le cosine che ho acquistato io e direi di proseguire sempre per le cosine diciamo di cosmesi, e volevo farvi vedere questo prodotto che ho preso su Amazon. Questo è un olio di ricino per corpo, capelli ed unghie. Io non lo utilizzo per nessuna di queste tre cose, ma lo utilizzo la sera prima di andare a dormire. Io prendo, ho comprato, sapete gli scovolini da mascara? Ecco, ho comprato solamente lo scovolino, lo vado a pucciare dentro, poi lo passo sulle ciglia superiori, inferiori e sulle sopracciglia. Guardiamo se a forza di utilizzarlo le ciglia in particolar modo magari si allungano un pochino o si infoltiscono. Questo, allora, se me lo ricordo, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Comunque appunto, se scrivete su Amazon olio di ricino vi esce. Questo l'ho pagato 6 euro, contiene 100 ml, è un prodotto made in Italy perché viene fatto a Monselice, ovvero a Padova. Qua c'è scritto droghe vegetali, derivati e affini, e appunto gli ingredienti è un olio concentrato all'olio di ricino, e questo ha validità di 12 mesi. E la cosa buona è che è bio, perché appunto dentro non ci sono solventi. Qua dice che appunto ha un'azione nutriente idratante. Io comunque so che l'olio di ricino si può appunto mettere anche sulle ciglia e sulle sopracciglia, proprio per farle crepere. Ovviamente non è che si mette una volta, bisogna continuare a metterlo, infoltimento, ma soprattutto per allungarle. E questo appunto, ce ne sono tantissimi su Amazon, ho preso questo perché era il prezzo diciamo un pochino più conveniente, e poi perché ha la pompetta, vedete come è liquido. E se volete un prodotto del genere, io questo in particolare ve lo consiglio. Ok, poi tè. Se mi conoscete sapete che io amo il tè, e quindi su Amazon, anche qui vi lascio il link, della Pucca ho preso il tè alle tre menta. Allora, io adoro il tè alla menta. Me ne sono innamorata quando nel calendario dell'avvento di Lipton ho trovato appunto il tè alla menta.
E da lì ho detto ok, devo comprarmi tè alla menta. Io non ho mai provato questo, diciamo, questo brand, questa marca. L'avevo regalata a una mia amica e aveva detto appunto che i loro infusi sono qualcosa di strepitoso e quindi appunto ho deciso di provare anch'io questa marca. E qua ci sono appunto perché tre mente, perché le varianti sono peppermint, spearmint e fillmint. Ci sono 20 bustine e ogni bustina ha 32 grammi di prodotto, comunque voglio dire sono le bustine classiche, cioè voi aprite e poi ci sono le bustine da inzuppare nel tè, nell'acqua. Ciao, ciao perché leggo adesso che è un prodotto anche questo, a parte che la confezione è tutta di carta e quindi infatti c'è scritto che è organico, quindi fantastico perché non c'è lo spreco aiuto, di plastica. E poi il sapore è qualcosa di meraviglioso, cioè voi già dal profumo siete in paradiso, poi berlo, io ovviamente l'ho già bevuto, anche dopo me ne farò un altro, mettiamo qua. Poi se vi ricordate mi mancavano due autoregalini di compleanno e quindi mi sono arrivati, ve li faccio vedere adesso. Allora, come primo auto, cioè come primo, vabbè, come tipo ventesimo autoregalino di compleanno ho deciso di prendermi Stitch di Pandora. Eccolo qua. E anche questo io sinceramente lo metto nei saldi perché l'ho preso su Depop da una ragazza, l'ho pagato solamente 10 euro quando questo costa 49, quindi per me se questi non sono saldi ed è fantastico, è troppo dolce, come l'ho visto lo volevo troppo e quindi quando ho visto quel prezzo l'ho subito preso. Un altro braccialetto, io ho sempre voluto un braccialetto Kidult, ma ce ne sono tantissimi, tantissimi, non riuscivo a scegliere, detta proprio sinceramente. Poi, sempre su Depop, ho trovato questo e il cuore è iniziato a battere, quindi l'ho dovuto prendere. E anche questo lo considero un saldo perché questo braccialetto, conoscendo i prezzi Kidult, secondo me costa sui 39 euro e io l'ho pagato solamente 18 euro. Si tratta di questo braccialettino con la chiusura semplice perché so anche che c'è anche quella a forma di cuore. Poi qui appunto abbiamo il ciondolino con la scritta dietro chi? Aiuto. Allora, dietro Kidult, dove siete? Kidult. Davanti invece c'è scritto Life e poi qui abbiamo il cuoricino con la bandiera inglese e poi, se mi conoscete, sapete il mio amore per Londra, per la regina, e quindi come ho visto il braccialetto di Londra con il Big Ben e dietro la scritta I left my heart in London, cioè subito comprato immediatamente mio, come dice mia Cellini, scusa. Io l'ho guardato, lui mi ha guardato, l'ho guardato, lui mi ha guardato e l'ho preso. Poi, domenica, ovvero il 31 gennaio è il mio onomastico Santa Martina e ditemi voi se non è un pretesto per farsi un altro autoregalo. E quindi, ta-da-da-dan, allora faccio una premessa. La premessa è che io vidi un anello da Vovò. Voi sapete che io ho già la collana e due anelli Vovò, io amo quel brand. E volevo un anello, che poi vi faccio vedere, ma non era mai in stock, cioè era sempre in stock, era sempre sold out nei negozi online. E quindi ho scritto alla ragazza che è la proprietaria del brand e lei mi ha detto che comunque se volevo me lo poteva ordinare, ma questo ovviamente avrebbe impiegato, scusate,
avrebbe impiegato dei giorni. Io invece, ovviamente, quando voglio una cosa la voglio subito. Quindi poi mi sono trovata a Forte dei Marmi con una mia amica e nella gioielleria lo scrigno. Ho trovato un altro anello con la lettera M, praticamente avrebbe preso tutta questa falange, la lettera M piena di brillantini. Ed ero intenzionata a prenderla, ma ovviamente mancava la M. Quindi ho detto alla ragazza: vabbè, se prossima settimana ripasso, ti scrivo su Instagram e così mi sai dire se ti ritorna, nel caso lo passo a prendere. Poi gli ho riscritto e lei mi ha detto anche lei: guarda, non mi è rientrato in negozio, però se vuoi appunto te lo ordino, però anche qui ci vogliono dei giorni. Al che la sera stessa ero su Facebook e mi compare diciamo, la pubblicità di questo brand, ovvero Doni Preziosi. Allora, Doni Preziosi è una gioielleria che si trova a Cardito, a Napoli, però appunto se vi può interessare anche lo shop online www.donipreziosi.com e poi appunto se andate a digitare su Instagram Doni Preziosi vi esce la pagina. Aveva lo stesso anello di Vovò, ma in sconto, quindi sia su Doni Preziosi che Vovò il prezzo era 25, io l'ho pagato 29,90 mi pare, e quindi come potevo non prenderlo? Ora l'anello l'ho già indossato, quindi vi ho tenuto qui la scatolina per farvi vedere, l'ho preso online per farvi vedere come vi arriva il tutto, quindi vi arriva anche per fare un regalo è fantastico, vi arriva appunto nel sacchettino, poi voi avete la vostra diciamo il pack e poi appunto dentro c'è anche la garanzia perché sono tutti anelli di argento e questo ora ve lo faccio vedere indossato, però lo metto su questo dito perché sennò sta male e questo è l'anello. Ditemi cosa non è questo anello. Questo è tutto argento 9 e 25. La lettera M è d'oro, ma è argento placcato oro. Quindi è una fascia, quindi vedete una fasciona regolabile con la M in rilievo. E io come lo vidi me ne innamorai. Ecco qua. È qualcosa di meraviglioso. Io lo porto all'indice della mano sinistra, però oggi l'ho messo al medio della mano destra, anche perché appunto essendo regolabile lo potete mettere dove volete. Poi su AliExpress, perché notiziona, io a luglio mi laureo e mi sono autoregalata la macchina. Un mega regalo, ho scelto la Nissan Juke, che è la mia macchina preferita da sempre, da quando ho 13, 14, 15 anni e sono quindi anche molto fiera di me di essere riuscita a realizzare questo grande sogno da sola. Ovviamente l'anticipo l'hanno versato i miei che appunto me lo faranno come regalo di laurea, però appunto poi tutto il resto lo andrò a pagare da sola e quindi avevo bisogno di un portachiavi nuovo che però sto già utilizzando perché non sono riuscita a non utilizzarlo e su AliExpress ho trovato troppo, ora qui vedete già appeso. Ho trovato troppo carino. Allora, questo è un cagnolino che ha la forma dei palloncini. Vi ricordate quando da bambini i pagliacci oppure le ragazze che facevano animazioni vi facevano gli animaletti con i palloncini, quelli lunghi e stretti? Ecco, il cagnolino, cioè quando l'ho visto, poi nero ovviamente, figuriamoci, quando l'ho visto me ne sono innamorata, l'ho subito preso, poi vabbè, qui c'è questo simbolino della lampadina e poi qua c'è questo. Questo, con scritto I want you, I want you, però appunto quello che mi piaceva era il cagnolino. E giovedì prossimo, incrociate le dita per me, arriva la macchina. Poi, sempre su Facebook mi è arrivata la pubblicità del sito Free Prints. Questo è questo qua, Free Prints. Quindi stampe gratis. E loro vi danno la possibilità una volta al mese di avere
20, se non sbaglio, 20 foto gratis, senza pagare nemmeno la spesa di spedizione. E quindi appunto ho deciso di aderire a questa iniziativa. Le foto arrivano in questo formato, io me l'aspettavo formato Polaroid, invece arrivano nel formato classico, in stampate 20. Ve ne faccio vedere solamente una perché le altre 19 sono un regalo. Quindi l'ho messa da parte perché la persona a cui le regalerò so che vede i miei video e quindi non ve le faccio vedere per questo, per non fare nessun spoiler. Quindi faccio vedere la foto dei miei gattini Nevischio, che è un sacro di Birmania, l'ultima arrivata Luce, che poi ad aprile ha già un anno. Come passa il tempo, mamma mia! Guardate come sono carini. Gli amori della mamma. Quindi, se vi può interessate, appunto, andate a vedere andate a googolare Free Prints e se volete, guardate se trovate ancora l'offerta delle foto gratis. Poi, sempre rimanendo in tema di foto, su Amazon ho dovuto prendere le ricariche. Allora, io ho la stampante, la Polaroid Zip, che si collega direttamente al telefono. Quindi voi scattate una foto, collegate il telefono alla Polaroid Zip e subito vi stampa la foto in formato appunto Polaroid. E questo mi è stato regalato per qualche Natale, per qualche compleanno fa. Io la uso, ora non vi dico quotidianamente, però io la uso spesso e quindi io devo acquistare ovviamente anche le ricariche. Ho inserito queste ricariche appunto nel video haul perché io solitamente acquistavo proprio quelle della Polaroid Zip, ma ho visto che perché non hanno un costo fisso, ogni tanto le paghi 20, ogni tanto 40, non lo so. Non so come mai, quindi ho visto che costavano 35. Sinceramente mi scocciava. E quindi poi scorrendo la home di Amazon ho trovato la stessa dimensione, ovviamente una 2x3 inch, quindi una 50x76 mm della Kodak Zinc. E qui per 24,99 euro. E quindi appunto l'ho immediatamente prese e io utilizzo quelle bianche semplici perché se poi date un occhio su Amazon ci sono anche quelle magari con i cuoricini intorno, con le strine, però me non piacciono e quindi le ho prese bianche lineari e dentro ce ne sono 50. Ora le andiamo ad aprire perché non le ho ancora aperte. Esatto, sono uguali identiche a quelle della marca Polaroid, quindi io ho risparmiato. Esatto, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 figurine con dentro appunto le, vedete? Ora non le sto ad aprire le carte, queste qui sono i foglietti dove poi voi andate a stampare la vostra foto, qua appunto vi dice come inserirla e quindi c'è un bel risparmio perché comunque sono 10 euro di risparmio e quindi sicuramente anche la prossima volta utilizzerò quelle della Kodak. Poi vi devo far vedere ben 4 libri. Allora, voi sapete che io amo leggere e quindi io ovviamente compro libri. Io tendo a comprare libri usati perché io leggendo tanto non posso spendere 300 euro ogni mese. 300 euro ogni mese per i libri e quindi cerco di fare gli scambi oppure al mercatino dell'usato o su Depop oppure su Libraccio, insomma sui vari siti di libri usati, anche su Amazon appunto si possono comprare i libri usati e si va a risparmiare e quindi appunto vi faccio vedere 4 libri. Intanto vi faccio vedere questo perché l'ho già letto, l'ho finito giusto ieri, quindi inizio da questo, ovviamente l'ho già rotto. Allora, questo è Prove di sopravvivenza per una famiglia felice, scritto da Maddie Dobson, edito per Giunti, al prezzo di 18 euro. Io l'ho preso all'outlet di Brugnato, perché c'è uno store Giunti, al 50%, quindi l'ho pagato 8 euro. 8 più 8 fa 16, quindi l'ho pagato meno di 8 euro, scusate, l'ho pagato al più del 50%.
E mi è piaciuto tantissimo. È il primo libro che leggo di questa scrittrice, ne ha fatti anche altri due, vi dico subito quali. Facciamo finta che non sia successo niente, non c'è niente che non va, almeno credo. E io sinceramente sono stata attratta dalla copertina. Senza farvi alcuno spoiler, la protagonista è una ragazza, si chiama Nina. Un giorno la sua madre adottiva muore e in punto di morte le dice: figlia mia, cerca la tua vera storia, ovvero in soffitta troverai una foto di tua sorella, della tua vera madre e del tuo vero padre. Quindi poi lei ovviamente in preda a mille dubbi decide di andare alla ricerca di questa foto e da lì inizia, diciamo, una fase di scoperta della sua vera identità, e tutto questo ovviamente mischiato a tutti i problemi, a tutte le questioni che appunto la ragazza deve affrontare quotidianamente. E ve lo consiglio, io l'ho letto in pochi giorni, sono 420 pagine, quindi si fa anche presto a leggere, comunque non è scritto nemmeno piccolo e poi è molto lineare, molto discorsivo e poi vi fa venire proprio la voglia di arrivare alla fine per scoprire appunto come andrà a finire. Ve lo consiglio vivamente. Poi, se avete visto i miei regali di compleanno, sapete che la mia amica mi ha regalato un libro di Toshikatsu Kawaguchi. Ho scoperto per caso, io l'ho letto in pochissimo tempo, l'ho adorato. Se volete sapere la trama, vi andate a vedere il video che fa riferimento ai miei regali di compleanno. E quindi poi per caso ho scoperto che c'era anche il seguito, che però appunto sarebbe uscito qualche giorno dopo. Quindi io l'ho messo nel carrello, ho aspettato che fosse messo in vendita e l'ho acquistato. Questo allora costa 16 euro, io l'ho pagato 14 euro perché comunque su Amazon c'è sempre una piccola percentuale di sconto. E questo si chiama Basta un caffè per essere felici. L'altro invece era Finché il caffè è caldo. Qua c'è scritto: accomodati a un tavolino, gusta il tuo caffè, lasciati sorprendere dalla vita. E col fatto appunto che mi era piaciuto tantissimo, ho deciso di prendere anche il seguito, perché appunto sicuramente mi piacerà anche questo, anche perché penso che questo sia appunto un proseguo, quindi la storia sarà la stessa, semplicemente andranno a cambiare i protagonisti. Infatti adesso, andando proprio a scorrere così le pagine, vedo che i nomi dei protagonisti sono quelli, quindi sicuramente mi piacerà, ma non l'ho ancora iniziato a leggere. Questo è sempre scritto per la Garzanti, perché ho iniziato a leggere questo. Questo è un libro sulla moda, si intitola Storia della moda dal XVIII secolo al XX secolo, edito per Tasken, la Biblioteca Universalis. Infatti non ha un autore, ma l'autore è The Kyoto Costume Institute, quindi l'istituto di Kyoto scusate, sentivo rumore, del costume. Questo io ora qua il prezzo pieno del libro non ce l'ho, però io l'ho pagato 14,75 euro, 14,60 giù di lì. L'ho preso su Amazon e nulla, è fantastico. Allora, è un bel malloppo perché pesa tantissimo, già la copertina e il dietro è fantastica, e ovviamente vi parla della storia, quindi dell'evoluzione della moda dal XVIII secolo al XX secolo, quindi praticamente dal XVIII secolo fino ai giorni nostri, anche se
Ho visto che c'è un altro libro che arriva proprio al ventunesimo secolo, però sinceramente mi piaceva proprio questo. Come è strutturato questo libro? Allora, all'inizio di ogni epoca, perché per esempio il libro inizia con il passaggio dal Rococò alla Rivoluzione, quindi i capitoli sono suddivisi che inizialmente il libro vi va a spiegare appunto il passaggio da uno stile all'altro, chi appunto vestiva i vestiti dell'epoca, perché nacque quella tipologia di vestiti, per quali per esempio tessuti venivano utilizzati e quant'altro. E poi appunto per ogni capitolo vi sono delle foto degli abiti, vedete, con la spiegazione accanto. E come potevo lasciarlo lì? Poi vedete, man mano che si va avanti, vedete anche da soli che lo stile cambia. Ovviamente la moda in generale, quindi vi fanno vedere vestiti da uomo, da donna e anche da bambino. Vedete, questi iniziano già più ad essere al XX secolo, e poi appunto si arriva alle ultime pagine. Ora cerco per farvi vedere, ecco, vedete, magari questo è già più un modellino che si può vedere sulle passerelle attuali. E mi piace tantissimo perché la moda a me interessa, anche se diciamo che io non vado molto a seguire la moda, io seguo la mia moda, ovvero io indosso ciò che piace a me e ciò che mi sta meglio, ecco. Però a me piace sapere un po' di tutto, ecco, non concentrarmi su un'unica cosa, ma sapere un po' di tutto. L'ultimo libro che vi faccio vedere l'ho preso su Amazon, si chiama Il sesto indizio di Giovanni Secchi, editato per Nord Nerd Italiano. Questo costava 13 euro, io su Amazon l'ho pagato 3,90 euro. Quindi, se anche questi non sono sconti, ditemi voi quali sono gli sconti. Questo sinceramente non vi so dire molto perché la trama la lessi, ma non me la ricordo. Ah, ok, sì. Allora, ci sono due fratelli che hanno, diciamo, la capacità e diciamo l'indole a ricercare persone scomparse. Quindi un giorno una signora chiamata Monica va da loro perché appunto sta cercando una persona, ma una persona morta. Quindi loro si mettono alla ricerca di questa persona e ovviamente finiscono in un pericoloso gruppo criminale. E quindi poi io non l'ho ancora letto, quindi non vi saprei dire in altro. E quindi appunto poi il libro va a spiegare tutto ciò che succede a questi due fratelli. E ovviamente non so se poi questo cadavere verrà scoperto o no, però mi incuriosisce molto. Tanto mi incuriosisce il fatto di sapere perché questa donna va a cercare un cadavere, perché nella trama non c'è scritto, e poi appunto la storia che si è portato nella tomba questo uomo. E nulla, questi sono tutte le cosine che ho preso, quindi direi che il video è finito. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per supportarmi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e ci vediamo al prossimo. Ciao!